Questa mattina incontriamo Carmen Di Marzo, attrice poliedrica, bellissima, anche on stage, senza trucco, senza inganno. Stamattina incontriamo appunto Carmen Di Marzo. Buongiorno Carmen. Buongiorno, buongiorno e grazie a tutti voi insomma per questo bellissimo incontro. Allora, raccontaci un attimino, stai portando in tour uno spettacolo straordinario di grandissimo successo, ma soprattutto anche di grande spessore culturale. Sì, lo spettacolo è Rosi d'Altavilla, L'amore oltre il tempo, che è il mio monologo in realtà, dove insomma l'elemento portante, diciamo protagonista, è la musica, in quanto appunto è uno spettacolo che riporta in luce tutte le canzoni napoletane che sono cadute nell'oblio. Sono tutte canzoni scritte da grandissimi autori, cioè Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, però sono tutte canzoni dei primi del Novecento, quindi parliamo degli anni 20, insomma primi anni 30, e che insomma sono anche delle canzoni meravigliose. Quindi questo spettacolo è un modo per riportare alla luce queste meravigliose canzoni che sono state completamente dimenticate. Faccio un attimino la lista delle tappe, dove si concluderà questo meraviglioso tour? Sì, lo spettacolo gira tantissimo già da un paio d'anni, abbiamo fatto già tantissime città, Roma, Napoli, Salerno, adesso lo replicheremo a Roma proprio domenica prossima e concluderà diciamo questo tour che è stato molto lungo a Torino, al Teatro Astra, 11 e 12 maggio. Una bellissima esperienza, anche perché poi è un teatro molto importante che ci ha fortemente voluti. Di Carmen abbiamo detto più o meno tutto, perché è veramente poliedrica, eccezionale sul palcoscenico, come anche una bravissima attrice di cinema. Cosa hai fatto, cosa stai facendo e cosa hai in programma? Sì, il 1 maggio esce questo film meraviglioso per la regia di Ivan Silvestrini, Arrivano i prof, che è un remake di un film francese e ci sono tantissimi attori importanti, Claudio Bisio, Maurizio Nichetti, Lino Guanciale, Giusy Buscemi, insomma ce ne sono tantissimi, ed esce il 1 maggio in tutte le sale, ci sono anche io. E poi ho fatto anche altri film, insomma con Massimiliano Bruno, ho girato vari cortometraggi che sono stati premiati. Insomma, è una carriera intensa di soddisfazioni. Giovanissima, bravissima, e tutti a vedere Arrivano i prof, ma soprattutto chi si trova a Roma di andare a vedere assolutamente lo spettacolo Madre, che è veramente molto molto impegnativo. Sì, Rosi d'Altavilla, L'amore oltre il tempo, la regia è di Paolo Vanacore, il mio flautista Fabio Colaianni e la meravigliosa direzione musicale di Alessandro Panatteri. Per Synapse News, incontro con l'artista Sergio Angrisano.